Amici sportivi, nuovamente collegati con il Westfalenstadion di Dortmund. Siamo in attesa del secondo tempo della partita d'andata di Coppa UEFA tra Juventus e Borussia. Vedete questo simpatico quadretto, due sposi che hanno scelto questa partita per attraversare il campo e per farsi ammirare dalla tifoseria locale. Evidentemente sono due appartenenti ad un Borussia Club. Sono 40.000 gli spettatori presenti in questo stadio, che ne può contenere 52.000. Sono stati tolti questi posti appunto per una questione di ordine pubblico, così sono 40.000 coloro che occupano lo stadio in questa serata che sembra magica per la Juventus. I supporter bianconeri che vedete inquadrato in questo momento sono all'incirca 4.000. Per quanto riguarda il risultato, dunque 2-1 in favore della Juventus, una Juventus che, ricordo, ha fatto fuori in questa edizione della Coppa UEFA la Nortosis Famagosta, il Panathinaikos di Atene, il Sigma Olomouc, il Benfica e il Paris Saint-Germain. Viceversa, il Borussia ha eliminato il Floriana, la Valletta, il Celtic Glasgow, il Real Saragozza, la Roma, ricordiamolo, e l'Auxerre. Vittoria ai rigori contro l'Auxerre grazie alla parata decisiva del portiere Kloss contro il giocatore avversario Maé. Per questo motivo le due squadre si sono trovate qui per questa finale, una finale che oppone nuovamente una squadra italiana a quella del Borussia. Ecco Marco Francioso con Antonio Conte. Velocissimamente a te, Marco. Sì, una sola battuta, Conte, primo tempo con tanto orgoglio, con tanta voglia di fare. Sì, sicuramente abbiamo fatto un buon primo tempo, adesso speriamo di mantenere questo risultato che sarebbe veramente ottimo. Bruno, ti devo lasciare subito la linea perché, come vedi, stanno entrando in campo i giocatori. Ovviamente hanno delle impellenze i giocatori della Juventus, debbono disputare il secondo tempo. Per quanto riguarda dunque Conte, ha detto Massimo si augura di mantenere questo risultato, ma vista la situazione tattica direi che tutto sommato è una Juventus che forse potrebbe aspirare anche a qualcosa di meglio. La Juventus ha giocato molto bene, gli avversari temevano il corpiede di Baggio, di Vialli e di Müller, che puntualmente è avvenuto. Ci sono stati dei contrattacchi molto ben giocati. È chiaro che il Borussia ha delle motivazioni e una forza fisica notevole, tenterà di ribaltare il risultato o perlomeno di raggiungere il pari. Io credo che però la Juventus abbia una serata giusta, la squadra in condizione, può mantenere fino in fondo questo risultato positivo. C'è da segnalare anche l'ingresso in campo dell'attaccante Mill, un giocatore che ha scritto un pezzo di storia del calcio tedesco, Frank Mill, 35 anni da compiere il prossimo 23 di luglio, oltre 340 presenze, eccolo lì, lo vedete che sta confabulando con l'arbitro. Quest'anno ha segnato 6 gol in campionato e 3 gol in Coppa UEFA, tutti contro la formazione del Floriana La Valletta. Ha giocato nel Borussia di Mönchengladbach, nel Rot-Weiss Essen, all'Eintracht di Essen, e ha collezionato 17 presenze in nazionale. Dunque vedremo anche Frank Mill, e stiamo cercando anche di indovinare chi è il giocatore che ha abbandonato il terreno di gioco. Dovrebbe trattarsi di Frank, proprio così, con susseguente spostamento di Zorc in posizione più accentrata, che farà coppia con Pochner. Secondo tempo che è iniziato in questo momento, dunque la Juventus è forte del vantaggio conquistato nei primi 45 minuti, mentre vediamo Baggio che prova ad andarsene, salta un paio di avversari, riesce, o perlomeno stava per riuscire, a toccare per De Marchi. L'intervento è stato di Reinhard e c'è subito un tentativo con Zorc che prova a chiamare in azione Rummenig. Vediamo Michael Rummenig, le prese con De Marchi, alla meglio il bianconero, poi Kohler lancia lungo, assoluta libertà per Baggio, che prova con una fiondata a mettere in movimento Vialli. Palla difficile da raggiungere, Vialli in qualche modo la calcia, costringendo all'uscita il portiere Kloss. Schmidt, la palla per Grauer, e questi è Reinhard, Knut Reinhard, mentre sentite il coro dei tifosi del Westfalenstadion, dei tifosi gialloneri, mentre c'è ancora un duello questa volta, e poi c'è un intervento falloso di Conte. E vediamo che cosa accade. E sì, l'entrata in ritardo ha colpito netto le caviglie dell'avversario e viene giustamente ammonito. Tutto questo dopo un minuto, ammonito Conte che salterà la partita di ritorno. È destino che il primo minuto deve essere negativo per la Juventus, una Juventus che al primo minuto del primo tempo era stata trafitta da Michaela Rummenigge, ed ora c'è questa ammonizione per l'entrata decisamente in ritardo, vedete, di Conte, che colpisce Chapuisat che termina a terra, e per questo motivo ci sarà un calcio di punizione, mentre ancora Poppi Bonnici ci ripropone il replay dall'azione fallosa di Conte da altra angolazione. 1 minuto e 32,
e c'è una calcio di punizione che vedrà probabilmente al tiro Zork, un destro naturale, mentre il gioco è sempre fermo. Stavo prima ricordando le precedenti sfide tra le formazioni italiane e Borussia di Dortmund, Borussia che nei primi tre scontri ha sempre avuto la peggio contro il Milan, contro l'Inter e contro la Sampdoria, e quest'anno è riuscito ad eliminare la Roma e la Juventus sta cercando di vendicare i giallorossi. C'è nel frattempo Zorc che guadagna qualche metro sul punto di battuta, mentre De Marchi cerca di spiegare all'arbitro che qualcosa è avvenuto. Vediamo Peruzzi che sta per preparare la barriera, l'arbitro che fa arretrare il pallone. Ecco, vedete il punto di battuta, è una situazione, una posizione sicuramente pericolosa. C'è Zork che prende la mira, poi Reinhardt prova con il sinistro, una deviazione, la palla che scorre, finisce oltre la linea di fondo. Vediamo se è calcio d'angolo. Sì, è il primo corner del secondo tempo con Chapuisat che proverà con il mancino a rientrare. Scampato pericolo nella prima azione da calcio di punizione, ed ora il secondo minuto e 35, batte ancora Chapuisat. C'è un tentativo di deviazione, forse la palla finisce oltre la linea di fondo, e rinvio che vedremo tra qualche istante. No, ma è calcio d'angolo. Preghiamo la regia di pazientare un attimo. C'è l'opportunità ora di assistere ancora a questo corner omologo del precedente, con la battuta ancora di Chapuisat, con l'uscita a mani protesi di Angelo Peruzzi. Grande l'uscita di Peruzzi, eccolo qui inquadrato, il giovane portiere juventino nato il 16 febbraio del 70. Palla lunga, Marocchi alle prese con Schmidt, poi Vialli prova a verticalizzare nella zona di Möller. Reuter che scambia con Grauer, da questi ancora Michael Rummenigge che con l'ingresso ovviamente di Mill ha arretrato il suo raggio d'azione. Palla che sembra buona per Pochner che prova il dribbling, ancora Giulio Cesare interviene, buono il suo disimpegno, e poi Baggio che gode di assoluta libertà, può cercare di impostare il contrattacco, viene inseguito da Knut Maeda, prova l'accelerazione, ancora Baggio che manda fuori giri l'avversario, ancora Baggio. L'attacco secondo è di Zork, ancora Baggio, viene messo giù e l'arbitro interviene a segno un calcio di punizione che vedremo tra qualche istante. Cadet, la qualità appare, il prezzo sparisce. Si riparte dunque con questo calcio piazzato, è Möller sulla palla, la Juventus che sembra autoritaria in questo secondo tempo, Baggio tiene palla. Ecco Andy Möller che si appresta a battere questo calcio di punizione, 4 minuti e 20 del secondo tempo, con la Juventus sempre in vantaggio, con Knut Reinhardt che non rispetta la distanza regolamentare. Parte il pallonetto, prova a sbucare dalle retrovie Dino Baggio che è stato anticipato da Zork, e l'arbitro assegna il calcio di punizione alla formazione giallonera. C'è qualche timida protesta da parte dell'autore del primo gol juventino. L'uscita di Frank dà maggior libertà ovviamente a Roberto Baggio in mezzo al campo, d'altra parte anche Rummenigge entrando tenta di trovare una certa libertà nella zona centrale. Bisognerà vedere chi dei due è più determinante per le proprie squadre. Prova Reinhardt, si butta a corpo morto Kohler e il Borussia guadagna ancora un calcio d'angolo, mentre vedete Jürgen Kohler, piovono degli oggetti laddove staziona Andy Möller, ma è Knut Reinhardt che sta per battere questo calcio d'angolo, il terzo del secondo tempo, l'eccolo qui inquadrato. Prova, vediamo chi va a staccare di testa, e c'è la parata di Peruzzi sul colpo di testa di Grau. Era un colpo di testa preciso, ben angolato, ma non molto forte. Non c'era slancio perché la palla aveva superato tutti verso il limite dell'area piccola. Però sta di fatto che da fermo Grau era colpito abbastanza libero, poteva essere pericolosa, non ho potuto dare forza, la palla è rimbalzata a terra ma è stata facile preda del portiere Peruzzi. Avete visto un grande intervento difensivo di carriera per Knut Reinhardt, la palla è per Reuter, prova a scambiare con Rummenigge, seguito da Dino Baggio, ovviamente c'è un cambio di marcature. Grauer sulla destra attende Lusch, combinazione con Zork, va ad affrontarlo ancora Dino Baggio, cercano un corridoio i giocatori del Borussia, e Marocchi fa scorrere il pallone difendendolo dal ritorno di Chapuisat oltre la linea di fondo. Tutto questo quando siamo al sesto minuto e 12 secondi, la Juventus è sempre in vantaggio per 2-1. Ricordo che la Juventus ha ingaggiato 9 duelli con le squadre tedesche nelle varie coppe europee, il bilancio è di 5-4 per quanto concerne i successi bianconeri. Mentre ora vediamo che c'è un colpo di testa di Zork,
Marocchi alle prese con l'usce. Conte, interviene ancora Zorc, poi Carrera anticipato da Mill, Jürgen Kohler si impenna il pallone, Baggio che va a staccare di testa abilmente, poi Roberto Baggio servito, si trova il pallone davanti, ancora Baggio che prova ad ingaggiare un duello in piena velocità con Pöschner. Vittorioso il recupero dell'ex giocatore dello Stoccarda. Buonissimo lo scambio, questo pallonetto e questo dribbling aereo di Roberto Baggio, però quando ha stoppato la palla portata in avanti c'è stato un recupero prodigioso di Pöschner, che quindi ha soffiato il pallone e l'ha portato avanti. Mi pare che sia un giocatore della Juventus a terra, però il gioco non si ferma. E non si fermano i giocatori del Borussia, e alla fine Rummenigge che scaglia la palla in fallo laterale, Dino Baggio a terra, e qualche secondo di pausa anche per noi. Solo il guscio Meliconi appoggia perfettamente il telecomando, perché è su misura. Col guscio Meliconi il telecomando rimbalza e non si rompe. Vedete ancora inquadrato Dino Baggio e in apprensione la panchina juventina, laddove staziona il medico sociale, il dottor Pasquale Bergamo. Evidentemente si tratta di un colpo al naso. Potrà riprendersi sicuramente Dino Baggio, autore del primo gol, e la Juventus ora cede il pallone agli avversari con Carrera che lo scaglia volutamente in fallo laterale. Ci sono state delle critiche impietose all'indirizzo dei bianconeri, sentite il boato del pubblico. Mentre rivediamo ancora l'azione di poco fa, vediamo che cosa è accaduto grazie al replay. E vedete che proprio c'è una manata sul volto, evidentemente forse un dito nell'occhio, chi lo sa. Comunque ha avuto la peggio Dino Baggio. Mill prova ad andarsene, ma lo francobolla Jürgen Kohler, parte il contrattacco, sbaglia Müller, l'appoggio su Roberto Baggio, poi Chapuisat le prese con Julio Cesar, e l'arbitro interviene ancora una volta per punire questa volta il giocatore brasiliano. C'è stato un battibecco tra Julio Cesar e Marocchi, Julio Cesar si è lamentato con il centrocampista, Marocchi l'ha invece invitato ad indietreggiare. Questo si è visto dall'atteggiamento dei due giocatori, mentre vediamo che Pull cerca di tranquillizzare i contendenti. Comunque va da sé che il Borussia beneficia di un calcio di punizione quando siamo all'ottavo e 55 secondi. Fa movimento Mill, attaccato da Carrera che invita la tattica del fuorigioco, poi è Kohler, mette fuori, attenzione che arriva l'uscita dalla parte opposta, c'è ancora un cross che sorvola la testa di tutti quanti. E poi Schmidt, un altro cross, Chapuisat è sempre molto abile a destreggiarsi, poi riesce ad andare al tiro, Peruzzi, situazione di pericolo per la Juventus grazie al buon lavoro di Chapuisat. Chapuisat cerca sempre un po' il contatto fisico, inizia sempre un po' magari il fallo lui, in questo caso è riuscito a ricevere la palla, si è girato, ha calciato, la palla è uscita sporca tra le gambe di Keller, è stata facile preda del portiere Peruzzi. Vialli è riuscito caparbiamente a mantenere il possesso di palla. Ora cede a Dino Baggio, la Juventus che viene su, Dino Baggio prova con un pallonetto a servire Roberto Baggio, ha capito tutto Zorc, riparte il Borussia, Lusch, centralmente per Pöschner, un intervento da parte di Conte, poi ancora Müller, eccolo qua Müller che ha scambiato, il tocco è per Kohler, sempre fischia l'indirizzo dei due tedeschi, mentre prova a defilarsi Conte, trova lo spazio per tentare l'accelerazione. Ecco il cross lunghissimo cercando Roberto Baggio, c'è uno stop con l'esterno da parte di Lusch, palla che è stata deviata da un giocatore della Juventus, si trattava di Marocchi, recupera ancora Carrera. Müller, nuovamente Conte, anzi Jürgen Kohler scusate, mentre ora Reinhardt che prova ad impostare l'appoggio per Chapuisat, il dribbling, c'è in posizione di fuorigioco, l'arbitro interviene, qualche secondo di pausa per noi. Robert Redford, Demi Moore, Woody Harrelson. Proposta indecente, un film di Adrian Lyne nei migliori cinema. 10 minuti e 45 secondi, avete visto inquadrato Jürgen Kohler. La Juventus beneficia di questo calcio di punizione per la posizione di offside di Frankie Mill. Dicevo prima che nei precedenti 9 duelli 5 volte si è aggiudicato il passaggio del turno alla Juventus, 4 volte le formazioni tedesche, mentre invece per quanto riguarda le partite il risultato su 18 partite è di 6 vittorie per parte e 6 pareggi. Ha tentato Pöschner un affondo, si è trascinato la palla oltre la linea dell'out e la Juventus beneficia della rimessa in gioco, mentre vedete di profilo Giovanni Trapattoni, oltre lui Otmar Hitzfeld, il tecnico, inizialmente professore di matematica, soprannominato Poker Face per il suo sguardo, per la sua espressione impassibile,
un tecnico che ha saputo dare un notevole contributo alla causa del Borussia, che lo scorso anno, ricordiamolo, era praticamente campione di Germania fino a 4 minuti dal termine, quando poi arrivò il gol dello Stuttgart e il Borussia venne penalizzato dalla differenza reti. Un Borussia che ora al terzo posto, a 2 punti dal Bayern nella classifica della Bundesliga, quando mancano soltanto 5 partite, e il Borussia, ricordiamo, è la squadra che ha vinto di più in assoluto, 17 volte nella Bundesliga. Reuter, Pochner, si è liberato bene di un avversario, ancora Pochner, prepara il sinistro, c'è il cross, anzi c'è il tiro e la parata senza problemi di Peruzzi. Forse da quella posizione ci si aspettava un cross, invece c'è stato questo tiro telefonato. Sì, un tiro assai improbabile per la sua pericolosità, quindi facile parata per Peruzzi, mentre vorrei sottolineare che Carrera sta francobollando benissimo Mil, che in questo scorcio di ripresa non si è visto assolutamente. Müller, poi De Marchi, calcia lungo cercando Vialli, sono facili i palloni che arrivano a Vialli, facili da gestire, da giocare. Ecco la ripresa con Schmidt che si difende bene, poi scambia con Reuter, ancora Schmidt cercando Pochner, buona la partita del numero 11, Sork cerca e chiama in azione dalla parte opposta Michael Rummenigge, prova l'accelerazione mentre Lusch prova ad andare in sovrapposizione, converge ancora Rummenigge, arriva dalla retrovia Reinhardt, si preparano in posizione di tiro, sia Reinhardt che Zork, ha provato il primo di questi due, ha sbagliato completamente la mira. Sì, un tiro violento come di solito fa Reinhardt, ma senz'altro molto fuori, distante dal palo sulla destra del portiere della Juventus. Bisogna in mezzo al campo, direi, guardare con più attenzione la posizione di Rummenigge, che mi sembra molto libero e potrebbe essere il giocatore che sa ispirare e anche concludere per il Borussia. C'è un intervento falloso di Dino Baggio e danni di Pochner, c'è un calcio di punizione ancora per i gialloneri. Borussia che è comunque soddisfattissimo di come è andata questa stagione europea, la società ha incassato 20 milioni di marchi ai quali vanno aggiunti i diritti televisivi e i diritti pubblicitari. Ancora un intervento dell'arbitro per punire l'azione dei bianconeri, anzi è soltanto rimessa in gioco con le mani, mentre vediamo Reuter alle prese con Müller, palla dalla parte opposta laddove c'è Lusch, diventa insistente l'azione d'attacco dei tedeschi, Zork, e c'è un fallo nettissimo ai danni di Carrera che l'arbitro lascia correre, la spinta di Mille l'arbitro ha lasciato proseguire. Pochner, ancora Chapuisat converge, poi c'è l'intervento in raddoppio di marcatura da parte dell'abile Conte, ancora Conte che cerca e non trova di Roberto Baggio. Un pochino tardiva l'azione, ma c'è da dire che era stato molto bravo in fase difensiva Conte, ed ora è in fuorigioco Mil, posizione di offside per l'anziano centroattacco del Borussia. Eccolo qui inquadrato mentre vediamo l'azione di poco fa, con, vedete, Mil che da prima praticamente tira giù. Le due punte cercano sempre il contatto fisico in area, iniziano, diciamo per così dire, il fallo, sperando che poi il difensore abbocchi e faccia un fallo da rigore, però mi sembra che l'arbitro non abbocchi assolutamente. Ecco, comunque forse era duopio intervenire, perché da prima c'era stata la spinta di Mille e poi Carrera, cercando di evitare la caduta, aveva tirato giù il centroattacco avversario. Si prosegue, sempre 2-1 per la Juventus, Knut Reinhardt, apertura sulla destra per Lusch, prova a muoversi sul fronte dell'attacco Rummenigge, ancora Lusch, palla per Mil, e ancora un intervento falloso ai danni di Franchi Mil, qualche secondo di pausa per noi. Acqua minerale San Benedetto, sorsi di primavera. 15 minuti, 36 secondi nel secondo tempo e calcio di punizione per il Borussia Dortmund, con Stéphane Chapuisat in posizione di battuta. Figlio d'arte, era stato vicinissimo ad una trattativa con la Roma, prima ancora era stato segnalato all'Inter da Roger Von Lanten, calciatore elvetico, ex giocatore dell'Inter, ma Chapuisat di trovarsi benissimo a Dortmund, ed ora sta per calciare questa punizione quando è scoccato il 16esimo minuto del secondo tempo. Parte Chapuisat, il tiro violentissimo, ma la mira è sbagliata. È un tiro, un calcio di punizione dimostrativo, molto bello, un calcio teso a mezza altezza, abbondantemente fuori sulla destra di Peruzzi, che era proprio su quel palo, e quindi ritengo che se anche il pallone fosse stato nei 7 metri, il portiere c'era assolutamente e l'avrebbe parato. E giunge l'ora di Galì, avete visto Giovanni Trapattoni che ha invitato il giocatore
a scaldarsi a bordo campo. C'è forse un problema per Andy Müller che si sta toccando ripetutamente l'adduttore. Palla che scorre, sta per terminare in fallo laterale, la mantiene in gioco comunque Stefan Reuter. Da questi a Grauer, Zorc, ancora Zorc, 10 gol in campionato per lui. Palla nella zona di Pochner, stacca abilmente Carrera. Müller alle prese con Reuter, ancora Müller, vediamo se riesce a cambiare. Palla stupenda per Baggio, attenzione a Baggio, e la palla sta per infilarsi in gol ma finisce di poco a lato. Grandissima giocata di Andy Müller e c'è stata la conclusione vicinissima al gol da parte di Roberto Baggio al 17esimo e 17 secondi. C'è stata una palla straordinaria di collo esterno destro da parte di Müller, che ha messo in azione sul centro sinistra Dino Baggio. Roberto Baggio è penetrato molto bene, poi con il sinistro però ha calciato debolmente, la palla è uscita. Palla buona per Conte, c'è una deviazione, una Juventus che si sta esprimendo molto bene in attacco, vicinissima al gol grazie dunque all'invenzione di poco fa da parte di Andy Müller. Andy Müller che ci è parso acciaccato mentre vedete inquadrato Antonio Conte, autore di ottimi interventi difensivi. Il gioco è fermo ed è proprio Müller che si appresta a battere. Evidentemente siamo stati tratti in inganno quando pensavamo che il giocatore tedesco ex Borussia Dortmund avesse qualche problemino. Comunque va a battere questo calcio di punizione, c'è la parata comoda di Kloss, eccolo qui inquadrato, il portiere anche dell'Under 21, colui che ha sostituito Deher nella passata stagione, è divenuto il portiere titolare, l'eroe di Auxerre come viene definito da queste parti. Reuter, ancora Stefan Reuter, cerca collaborazione in Lusch, la possibilità di andare al tiro, c'è il tiro di Lusch, palla alta sopra la traversa. E per noi qualche istante di pausa. Halls Mentholyptus senza zucchero. 18 minuti e 40 secondi di questo secondo tempo. La Juventus è sempre forte del vantaggio conquistato nei primi 45 minuti ed ora va a battere il calcio di rinvio con Giulio Cesar. Interviene provvidenzialmente Conte, forse una spinta ai danni di Vialli. Juventus che gioca meno in attacco in questa ripresa rispetto a quanto ha fatto dopo aver subito il gol dello svantaggio nel primo tempo. Ora c'è Müller che prova ad infastidire Lusch, il portiere Kloss che calcia laddove c'è Dino Baggio ma che stoppa male e praticamente regala la prosecuzione dell'azione agli avversari, ancora con Lusch. Zorc, ecco Michael Rummig, si parla di 100 milioni di premi per ogni giocatore della Juventus se verrà vinta la Coppa UEFA. Si parla invece in Germania, ma nessuno lo dice, di 50 milioni, sono soltanto ipotesi, supposizioni per i giocatori del Borussia, giocatori del Borussia che hanno vissuto tranquillamente questa vigilia senza nessun ritiro. I giocatori dopo l'allenamento di ieri sono rientrati nelle rispettive abitazioni. C'è sorto un caso relativo al giocatore squalificato Kutowski, ma parliamo dopo questa azione che vede al calcio d'angolo Chapuisat, l'uscita a pugni protesi da parte di Peruzzi. Lusch, non c'è grande incitamento da parte della folla all'indirizzo dei loro beniamini, si gioca nel silenzio con Reinhard, ora che prova il tiro dalla distanza e il tiro è pericoloso, vedete la parata di Peruzzi e palla rinviata, un tiro pericoloso anche perché è abbastanza tagliato. Sì, è un tiro liftato, un tiro che non era sicuramente teso e preciso e quindi ha tratto in inganno Peruzzi, che però è riuscito lo stesso nella parata. Un duello tra De Marchi e Pochner. C'è ancora un calcio d'angolo mentre rivediamo ancora da altra angolazione la bella conclusione di Reinhardt e l'ottima risposta di Peruzzi, sempre 2-1 per la Juventus con Reinhardt che batte il calcio d'angolo. Pochner gode di assoluta libertà, prova a superare Müller e comunque l'arbitro nota un'infrazione da parte del giocatore juventino che vedete inquadrato in questo momento, Andy Müller. E vediamo ancora l'azione, vedete l'ostruzione di Andy Müller rispetto ad altre, questo può essere considerato un peccato veniale. Comunque l'arbitro interviene ed assegna il calcio di punizione per il Borussia quando sta per scoccare il 21esimo minuto, sempre Reinhardt, Knut Reinhardt di testa, una deviazione, una seconda, poi Marocchi in rovesciata, tutti i giocatori della Juventus all'interno della loro area di rigore. Lusch, pallonetto dalla parte opposta, è appostato Zorc, il cross di sinistro, svetta Vialli, recupera ancora Pochner e poi alla fine Giulio Cesar, c'è uno scontro che lo sfavorisce e poi è bravissimo Kohler a rinviare mentre vediamo che Baggio difende abilmente il pallone e poi prova a lanciare d'esterno Conte, vediamo se ce la fa Conte, ce l'ha fatta, chiede il servizio Müller,
prova una deviazione a spizzare la palla di testa, la Juventus che si è proposta soltanto con due giocatori, una Juventus che si è un pochino chiusa, forse eccessivamente. Ma forse Conte doveva aspettare, perché c'era solo Andy Muller in mezzo all'area, e rigiocare la palla lì indietro, perché la squadra stava salendo e stava conquistando posizioni in mezzo al campo. Rummenigge, bellissima la sua azione, ha conquistato un pallone, l'ha rubato dai piedi di Roberto Baggio che dovrebbe essere un pochino più attento, più concentrato anche in fase difensiva, e Rummenigge ha avuto così l'opportunità per andare al tiro. Episodio questo dato 22esimo minuto, vedete il tiro che passa tra le gambe divaricate di Giulio Cesar, evidentemente aveva capito quella che poteva essere la direzione del tiro. Vedete Galia e con lui diversi giocatori del Borussia, tra questi Sipri che si stanno scaldando a bordo campo. 22 minuti e 25, Juve 2, Borussia 1. Vialli prova a svettare alle prese con Schmidt. Il rilancio da parte dei tedeschi. E Carrera, vedete che fa buona guardia su Milla, alleggerisce sul portiere Peruzzi. Prova ad infastidirne il rilancio, ancora Peruzzi. Sempre Milla. E alla fine l'arbitro interviene e assegna il calcio di punizione per noi, qualche istante di pausa. IT Auto Allarme, l'antifurto a prova di tutto. Ancora inquadrato il direttore di gara, il signor Lusch della federazione ungherese. Dicevo ancora che è nato, avevo già detto, riferito che è nato a Deger il 14 luglio del 55. Ha diretto recentemente anche Portogallo-Scozia con la vittoria dei portoghesi per 5-0. Intervento di Carrera, Müller anticipato, recupera Reuter sulla sinistra per Reinhardt, prontamente per Pochner. Buona la partita fino a questo momento dell'ex giocatore dello Stoccarda, mentre Giulio Cesar lotta, poi Reuter prova una combinazione con Lusch, lo affronta Marocchi, Lusch in area per Mil, c'è la ribattuta e poi Marocchi che va a perfezionare il disimpegno cercando Müller. Su Müller interviene Reuter, hanno sempre la meglio sul piano agonistico i giocatori tedeschi, una Juventus che deve darsi un momentino, una mossa, e ripartono con Grauer. Ancora Reinhardt, Rummenigge, più libertà di manovra Michael Rummenigge, ma non si chiude la triangolazione, interviene anche piuttosto male De Marchi. Chapuisat, buono il lavoro di Chapuisat, la palla che attraversa comunque tutta l'area di rigore ed è inseguita, forse vanamente, sì, vanamente, da parte di Mil. Sempre 2-1 per la Juventus, 24 minuti e 25 secondi, inquadrato Gianluca Vialli, grande protagonista in occasione del secondo gol bianconero, mentre Massimo Carrera sta per effettuare il rilancio, ma mentre c'è una sostituzione, il capitano Zorc abbandona il terreno di gioco, parliamo ovviamente del Borussia, e al suo posto entra in campo Stephen Carl. Sostituzione questa che avviene al 24esimo e 45 secondi, è un centrocampista che dal 1990 milita nella Russia, conquistato dal Chemi Halle. Eccolo qui il nuovo entrato, Carl, poi la palla per Grauer, sulla destra per Reuter, affronta Dino Baggio, ancora Reuter, parte il cross, c'è una prima deviazione e poi De Marchi che mette fuori, vediamo se riesce Müller ad arrivare in anticipo, non trova più la palla ma la trova Conte, il cui servizio non è preciso su Baggio, un pochino in apnea la Juventus, sta soffrendo, ma è Conte che riesce ad andare al recupero della palla, poi è bravissimo Müller, tocca per Dino Baggio, vicino a lui c'è Marocchi, si prosegue, Roberto Baggio, ancora Roberto Baggio prova a cercare la collaborazione di Marocchi, la trova, nel frattempo Carl l'ha mandato praticamente fuori campo, poi Vialli, anche Vialli cerca di mantenere il possesso di palla e guadagna un calcio di punizione, già battuto Conte. Dino Baggio, palla filtrante che non giunge a destinazione, la Juventus che mette sempre in ambasce gli avversari allorché li costringe a ridosso della loro area di rigore, gioco fermo e per noi qualche istante di pausa. Entra in Vade das Noir. Noir. 26 minuti e 15 secondi con Chapuisat che ingaggia un duello con Kohler. Aveva forse commesso fallo il centrattacco svizzero, poi Kohler che rilancia Dino Baggio a una porzione di campo libera davanti a sé. Collabora la sua azione Müller.
Müller cerca di servire Baggio, l'intervento è di Karl. Molti palloni sprecati da parte dei giocatori juventini che comunque sono in vantaggio per 2-1. Tenta l'affondo ora Reinhardt, lo affronta Conte, la palla è per Reuter centralmente. Rummenigge, ancora Rummenigge, la palla è per Knut Reinhardt ora in posizione centrale. Servizio per Chapuisat, va a raddoppiare la marcatura Marocchi cercando di essere d'aiuto a Kohler. Lusci in posizione quasi di tiro, la posizione di tiro invece per Reuter, ce l'ha respinta, e il tiro di Rummenigge e la palla che rimbalza anche pericolosamente davanti a Peruzzi che comunque riesce a bloccare. L'episodio è questo, datato 27 minuti e 20 secondi del secondo tempo. Sì, un'azione piuttosto prolungata con questo passaggio indietro verso Reuter che ha calciato una respinta, poi al volo Rummenigge e Peruzzi ha parato anche se c'è stato un rimbalzo davanti. La partita è calata un po' di tono, è diventata un po' fastidiosa perché ci sono molti scontri fisici, la parte tecnica è venuta un po' meno ed è emersa invece la forza fisica del Borussia, anche se le sue azioni sono molto prevedibili e molto prolungate. Nel frattempo è stato ammonito Marocchi, come potete vedere, Marocchi che non figura nell'elenco dei cattivi, cioè di quei giocatori diffidati che potrebbero rischiare di non partecipare alla finale. De Marchi, Peruzzi e Marocchi sono gli unici giocatori in campo che non hanno questo rischio. Mentre vediamo Schmidt, riesce a servire Reuter, Reuter alla destra sull'uscio, solito duello con Marocchi, la palla perviene comunque a Rummenigge, Michael Rummenigge lo affronta di Nobaggio, il dribbling rientrare, buon gioco, Reuter, palla sul sinistro, combinazione Reuter in posizione di sparo, lo affronta Conte e poi rilancia nella zona di Müller, vediamo se Müller riesce ad andarsene, alle prese con Graver, due giocatori contro due, se fa buon movimento Vialli la palla può essere a destinazione, eccolo Vialli, non ce l'ha fatta a superare Schmidt, ancora Vialli. Insiste nella sua azione mentre vengono su gli altri giocatori della Juventus. Müller, palla buona, vediamo Baggio che incrocia il tiro e la palla che colpisce il palo finisce in gol, 3-1, grandissima giocata di Roberto Baggio che ha incrociato e ha messo la palla nell'angolino laddove nulla poteva il portiere Klos. Ancora un'azione di Vialli, ancora un gol di Roberto Baggio quando siamo al 28° e 53 secondi. Azione insistita sulla sinistra di Vialli che è rientrato, sembrava crossarsi, ha dato verso Müller che ha finto il tiro in porta ancora una volta e ha dato questa palla scorrevole, ecco stop, finge il tiro in porta, questa palla scorrevole verso Baggio che la lascia passare e poi incrocia con il destro, prende il palo opposto e la palla carambola in rete. Un gesto tecnico direi eccezionale quello di Roberto Baggio che praticamente ha effettuato una torsione, un avvitamento su se stesso per spedire la palla nell'angolino laddove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Vedete che immobile il portiere Klos. Ma anche il passaggio così filtrante di Müller è stato veramente favoloso. Questa rotazione perfetta con questo tiro non violento ma precisissimo che carambola poi in rete e porta la Juventus sul 3-1 con un vantaggio ormai considerevole. 3-1 dunque con il giocatore Karl. La combinazione Chapuisat, solito duello. Attenzione, e qui c'è la pedata di Kohler. Palla buona per Mill, va al tiro e la palla finisce di poco a lato, qualche istante di pausa. La musica raccomanda Kenwood. Ed eccoci con la ripresa delle azioni, siamo al 75esimo, c'è un giocatore infortunato, mi pare che Marco Francioso abbia un ospite a bordo campo. Te Marco, se mi senti? Sì, no, volevo solo dirti che Roberto Baggio ha chiesto il cambio, quindi entrerà Di Canio. Sì, c'è anche un altro giocatore infortunato, comunque Roberto Baggio presumibilmente abbandonerà il terreno di gioco dopo aver messo a segno due gol pesantissimi nell'economia di questa doppia finale. Eccolo Roberto Baggio che abbandona il terreno di gioco e al suo posto entra Di Canio, Paolo Di Canio, giocatore fresco, giocatore in grado di inventare. Roberto Baggio dunque ha superato Vialli nella classifica dei goleador di Coppa UEFA di questa stagione, è al suo sesto gol, Vialli a 5, ma complessivamente Vialli è il giocatore che più di tutti in Italia tra coloro che sono in attività a segnare le Coppe Europee, 24 reti, mentre invece Baggio è a quota 16. Vialli cerca di infastidire l'azione di Schmidt, recupera Reuter, Grauer, la palla perviene poi al numero 14 Karl, ancora Karl al recupero della sfera, partita decisamente in salita ora per il Borussia Dortmund. Pochner, Rummenigge, ancora Michael Rummenigge, l'apertura è per Reinhardt sulla sinistra,
pregevole il tocco di prima per Pochner, ingaggia un duello con Conte, nulla da fare, recupera De Marchi che chiama in azione Vialli. Questi ha provato ad infastidire l'azione dell'avversario, c'è la respinta di Dino Baggio, poi il numero 7 Reuter, poi Carla, ancora Rummenigge, c'è la combinazione, bella azione di Rummenigge e poi c'è l'intervento di Giulio Cesar. Vediamo che cosa decide il direttore di gara, siamo proprio a bordo campo e attendiamo qualche secondo. Ecco Marco, se vuoi intervenire con Roberto Baggio ti vedo inquadrato. Sì, ecco, Roberto Baggio, una sola cosa, tanta era la voglia che covava in te, due gol sono una testimonianza. Sì, qua è difficile giocare perché è un ambiente veramente incredibile, però ci siamo preparati bene e per adesso stiamo giocando bene anche se siamo andati in svantaggio subito. A te la linea Bruno per commentare. Sì, grazie, dunque 32 minuti e 35 secondi, Juventus in vantaggio, senza esito il calcio di punizione battuto dai giocatori del Borussia con Chapuisat che cerca di guadagnare, rimessa in gioco con le mani, ce l'ha fatta. Risultato pesante, dicevo, per i gialloneri, una Juventus che sembra aver ipotecato la conquista di quella che sarebbe per lei la terza Coppa UEFA. Prova ancora Chapuisat, c'è il cross, Peruzzi si accartoccia, branca il pallone, un Peruzzi senza complicazioni, senza problemi, poi prova a rilanciare, c'è Reuter, il colpo di testa, Carrera, anzi Dino Baggio, e c'era comunque la posizione di offside di Chapuisat e qualche secondo di pausa per noi. Si riprende dunque con un calcio di punizione, 33 minuti e 25 secondi, sentite che lo stadio ha ammutolito, soltanto i 4.000 tifosi della Juventus appostati dalla parte opposta rispetto alla porta di Peruzzi si fanno sentire con i loro epinici, i loro canti di vittoria. Una Juventus che sta veramente giocando una grande partita, è riuscita a ribaltare una situazione che la vedeva in svantaggio dopo un solo minuto, due gol e nella ripresa il gol 3-1 dopo che lo stesso gol era stato sfiorato su un'identica combinazione che aveva visto protagonisti Müller e Roberto Baggio. Due gol di Roberto Baggio, dunque uno di Dino Baggio, con Rummenigge, lo scambio con Pochner, Carrera, ancora Pochner, prova a destreggiarsi, buon gioco di gambe, palla che finisce ancora una volta in fallo laterale. La posizione assunta da Di Canio è sulla fascia sinistra, la presidia contro Lusch, mentre Marocchi è venuto all'interno e gioca contro Carl, quindi rimane isolato in avanti Vialli, mentre Müller funge da seconda punta, smarcandosi trasversalmente all'interno del campo. Schmidt, e sentite il canto dei sostenitori juventini, 34 minuti e 33 secondi, Juventus 3, Borussia 1, il tentativo di Lusch, prova collaborazione, il giocatore più arretrato di lui, si tratta di Schmidt che scambia con Reuter, ancora Reuter, si va avanti piuttosto a rilento per quanto riguarda il Borussia e la palla è riconquistata da Vialli, ma c'è un fallo del caparbio Müller che ha giocato sicuramente una buona partita nonostante si temesse che il suo atteggiamento potesse venire condizionato dall'atteggiamento ostile dei tifosi di casa che ieri all'allenamento l'hanno accolto a suon di fischi. Ancora avete visto Mil che ha tirato giù Carrera, l'arbitro ha lasciato correre, la palla è riconquistata da Grauer, Juventus tutta sulla propria tre quarti, Müller davanti a Reuter, la combinazione Pochner che ha ricevuto da Karl, ancora Pochner, prova a lanciarsi Reinhardt, ha capito tutto Marco Antonio De Marchi che interviene, spedisce la palla oltre la linea di fondo e quindi in calcio d'angolo, 35 minuti e 35 secondi, eccolo qui Marco Antonio De Marchi, cresciuto nel Como, poi Ospitaletto, Bologna, Juventus, Roma, ancora Juventus, è liberissimo Pochner, batte di prima intenzione, buona coordinazione ma non ha centrato, lo spazio delimitato dai tre legni, si riparte con un calcio di rinvio. Corpo all'indietro, lui ha colpito violentemente ma immancabilmente anche la palla è andata molto alta sulla trasversale, quindi un tiro direi inutile. Ha perso un po' di forza fisica questo Borussia, è molto lento nell'impostare le azioni, la Juventus controlla molto bene la situazione, ha rinforzato giustamente il centrocampo e ritengo che possa concludere la gara su questo punteggio. Ha messo fuori Di Canio, Lusch, ancora Lusch, attaccato da Marocchi, la palla nella zona di Pochner. Ricordo che al termine della partita
ci sarà uno speciale con collegamento, uno speciale dopo partita con un collegamento con gli spogliatoi qui del Westfalenstadion. Si va avanti ancora con Karl, c'è il cross, Giulio Cesar mette la palla nuovamente oltre la linea di fondo ed è nuovamente calcio d'angolo. Continui tentativi dalle fasce laterali da parte dei giocatori del Borussia, ma hanno sempre la meglio i due giganti, ecco Jürgen Kohler, e poco fa avete visto inquadrato anche Giulio Cesar. Michael Rummenigge svetta Carrera, mette fuori Lusce, il tocco è per Reinhardt, prepara il siluro, va al tiro, palla alta ancora una volta e per noi qualche istante di pausa. Osama, segni che ti stanno a cuore. Avete visto ancora inquadrato Knut Reinhardt, l'autore del tiro, e poi il rinvio battuto da Kohler, prova a staccare Vialli. Mil, combinazione con Pochner, sicuramente il migliore con Rummenigge della sua squadra. Ancora Mil, cerca Chapuisat, è in vantaggio Carrera, desiste Carrera dall'intervenire, poi calcia il pallone lontano, ma viene recuperato nuovamente dai giocatori tedeschi. Reuter, ancora Reuter, c'è il dribbling ai danni di Conte, l'apertura sulla sinistra per Chapuisat, lo affronta Carrera, c'è il cross, ancora Giulio Cesar ben appostato, possibilità di contropiede per la Juventus, ancora con Andy Möller, fa movimento Vialli, due giocatori contro tre, mentre dalla parte opposta c'è Di Canio, la palla è splendida per Vialli che entra in area, vediamo ancora Vialli se riesce a superare il portiere e non ce la fa Vialli, incredibile, vedete il gesto di stizza di Gianluca Vialli, ancora una volta un'invenzione di Möller e Vialli, sfortunato non ce l'ha fatta. Möller in questa partita ha inventato molte cose, Vialli ha ritardato un po' l'azione, ha tentato un dribbling verso destra, parallelo alla linea di porta, però il portiere è riuscito a bloccarlo e quindi l'azione è sfumata. È vero, un Vialli sfortunato che ha bisogno così di celebrare nel modo migliore la sua buona prestazione, possibilmente con un gol, mentre vediamo Dino Baggio, ancora una fiondata a tagliare il campo laddove comunque staziona Knut Reinhardt, l'alleggerimento per il compagno Schmidt, la palla poi per Reuter, si va avanti con Pochner, è divenuto il regista del centrocampo al posto di Zorc, vedete ancora in bocca il pallone, lo ottiene, cerca una combinazione, non sa che cosa fare, alla fine prova il dribbling ai danni di De Marchi, attende la sovrapposizione di Rummenigge, c'è una palla che taglia tutta l'area di rigore, ma nessun giocatore del Borussia è in agguato, Di Canio e spara male. Alla Juventus serviva sicuramente la fantasia di Di Canio, non un Di Canio che butta i palloni via in qualche modo. Vediamo ancora Reuter, Rummenigge, Reuter respinge Dino Baggio, ancora Reuter, è una squadra quella del Dortmund che deve giocoforza cercare dei colpi vincenti, dei colpi di fantasia, delle giocate negli spazi stretti, angusti che gli concede la Juventus, mentre lo vediamo al galoppo Jürgen Kohler inseguito da un paio di avversari, termina a terra e l'arbitro lascia correre e diciamo che forse aveva ragione il direttore di gara. Senz'altro. Comunque io sono curioso così di osservare se vedremo alla fine qualche schema. Si stiamo rivedendo, scusa Massimo, la Zivialli che sbuca tra due avversari e poi non ce l'ha fatta a battere Klos che gli si è opposto con le mani protese. Ora c'è stata una protesta dei giocatori del Borussia nell'area juventina, un piccolo battibecco tra De Marchi e Rummenigge, tutto risolto 3-1 sempre per la Juventus, era passato in svantaggio dopo 1 minuto e 50 dal fischio d'inizio. Due volte Roberto Baggio, una volta Dino Baggio, hanno perfezionato quello che è il risultato attuale. Vialli va a conquistare ancora una volta il pallone, De Marchi stop con il petto, palla che finisce forse fuori, sì è fuori, la rimessa in gioco è per il Borussia quando siamo al 40esimo minuto e 11 secondi. Questi schemi che dovevano sbriciolare questa difesa della Juventus non li abbiamo visti, a prescindere che la Juventus ha fatto una grande partita, ma mi sembra che la squadra imposti un gioco abbastanza lento e tenti di trovare soltanto negli spunti individuali gli affondi per poter battere la difesa della Juventus. Ricordiamo che per quanto riguarda le finali siamo in vantaggio per 2-1 con i tedeschi grazie al successo ottenuto dal Napoli con lo Stuttgart e quello poi del Milan in Coppa delle Coppe 2-0 all'Amburgo nel 1968, Amburgo che poi ottenne una parziale rivincita contro la Juventus nel 1983. Questa, dicevo, è la quarta finale e la Juventus l'ha quasi ipotecata con questo brillantissimo successo per 3-1, perlomeno fino a questo momento.
Marocchi, servito alla perfezione, mentre diamo Vialli che mette in movimento Di Canio. E ho qualche dubbio sulla posizione di Di Canio, perlomeno forse Vialli avrebbe dovuto calciare con un attimo di anticipo. Ma la palla gli è un po' rimbalzata male, quindi ha ritardato il passaggio. Forse di poco era in fuorigioco, comunque stava sopravvenendo da dietro. Se Vialli anticipava il passaggio, probabilmente Di Canio si sarebbe trovato davanti al portiere. Ancora il solito tentativo del Borussia per sfondare il muro bianconero. Carrera in anticipo, Conte. Poi De Marchi in qualche modo prova a calciare nella zona di Vialli. Vialli che dopo l'uscita di Roberto Baggio è divenuto capitano. Un Vialli che è costretto a giocare contro tre avversari che fanno praticamente il torello, mentre vediamo la palla che scorre dalla parte opposta al punto di battuta di Pochner e Marocchi tranquillamente la accompagna verso Dino Baggio. Dino Baggio e poi l'1-2 con Di Canio, ancora Di Canio, sbuca dalla retrovia, ancora Di Canio, se ne va a dribbling, forse si allunga troppo la palla, ancora Di Canio, riesce a servire Vialli, Vialli prontamente per Müller, ancora Müller, prova il dribbling e c'è l'intervento del numero 4 Schmidt che gli mette la palla in fallo laterale, una Juventus che diventa oltremodo pericolosa, allora si affaccia al limite dell'area di rigore avversaria, Juventus che sta per effettuare una sostituzione, è Kohler che ha qualche problema, ma il sostituto dovrebbe essere Andy Müller e Trapattoni lo esclude forse per fargli ricevere gli applausi del pubblico juventino, non sicuramente da parte del pubblico tedesco. Comunque Andy Müller, vedete, lascia il posto a Galia, Roberto Galia, quando mancano 2 minuti al fischio finale. 3-1 per la Juventus. Buona ancora la combinazione bianconera. Di Canio, ricevuto da De Marchi, ancora Di Canio, cerca lo spazio per il cross, ha tentato un giochetto e Dani Di Grauer gli è andata male. Comunque una Juventus che prova a pressare i giocatori avversari. Era quello che richiedevi da Di Canio, no? Un possesso di palla, e quindi sembra che ti abbia sentito. È giusto, in effetti lui è un giocatore di grande talento con la palla nei piedi, in queste circostanze dovrebbe mantenerla e quindi creare dei problemi. Ancora una splendida opportunità per la Juventus, Vialli, ancora Vialli riesce a stoppare, vediamo se riesce a concludere. È un'azione che continua con Conte, c'è un cross, la palla arriva dalle parti di Canio e poi c'è il calcio d'angolo, sempre pericolosa la Juventus allorché si affaccia nei 16 metri. È un Vialli sempre oltre modo sfortunato, vedete che si porta le mani al viso. È una partita che doveva concludere con un gol. Sì, lo stop di petto, qui la palla gli è andata un po' troppo distante, non è riuscito a girarla, però l'ha giocata ancora su Conte che l'ha messa in mezzo. Grauer nel frattempo ha domato il calcio d'angolo battuto da Di Canio dalla parte opposta. Ci avviciniamo nel silenzio al 44esimo e 30 secondi che scocca in questi istanti. Lush. La Juventus sta vincendo per 3-1, finale d'andata della Coppa UEFA 92-93. Un rilievo, Galì è andato a sostituire sulla fascia sinistra Di Canio che è diventato la seconda punta e sostituisce in questo caso Müller che è uscito. Prova Pochner, ancora Pochner dalla sinistra, cerca lo spazio per il cross, prova a perforare il muro juventino, non ce la fa. Ancora Marocchi, mentre Vialli prova a defilarsi, aveva tentato una fuga, la palla comunque viene conquistata ancora dai giocatori bianconeri con De Marchi che ha dato nuovamente a Vialli, poi Marocchi, a fianco a lui c'è Dino Baggio che può prontamente toccare per Di Canio. Siamo a livello di Melina, di Torello, ancora la Juventus con Di Canio, prova il dribbling, prova a scattare Vialli, viene messo giù da Schmidt che forse era l'ultimo uomo, comunque l'arbitro ha lasciato correre, prova a correre ai ripari Kloss, mentre vedete ancora inquadrato Gianluca Vialli, dicevo la sua quarta finale. La prima nel 1989 l'aveva persa contro il Barcellona in Coppa delle Coppe a Berna, la seconda a Göteborg l'aveva vinta contro l'Anderlecht, sempre in Coppa delle Coppe, lo scorso anno ha perduto con la Sampdoria la finale di Coppa dei Campioni col Barcellona ed ora, se il buongiorno si vede dal mattino, sta vincendo questa sua quarta finale contro il Borussia, finale di Coppa UEFA. Sarebbe il primo successo in Coppa UEFA, mentre vediamo ancora un tentativo del Borussia con Pochner. Arriva in grande anticipo e in gran spolvero Jürgen Kohler, lo affianca Giulio Cesar, ma preferisce tagliare il campo palla al piede. E anche, lo ricordiamo, per gli amanti della statistica, la decima finale di Giovanni Trapattoni, mentre ora c'è stato questo erroraccio dei bianconeri. Mil che si defila e Carrera tutto il tempo di rimediare, un erroraccio centrocampo. Sì, Kohler ha voluto fare questo passaggio laterale, non profondo, e quindi c'è stato questo intercettamento e un'azione di una certa pericolosità da parte del Borussia sulla sinistra. C'è un cross, c'è Marocchi che mette fuori, ben appostato Schmidt, ancora Schmidt,
tocca l'indirizzo di Grauer, c'è un pallonetto laddove c'è Chapuisat, avete visto la notevole stazza di Jürgen Kohler che ha avuto la meglio, ed ora Darchi può tentare di impostare l'ennesimo contropiede dei bianconeri, prova a defilarsi sulla fascia destra Vialli che riceve ma il passaggio è sporco, palla ancora di ritorno, ancora De Marchi, ancora Galia, Marocchi, e l'arbitro dice che è finita, la Juventus vince questo match di andata per 3-1, un risultato sicuramente confortante. Ricordo il primo gol di Rummenigge dopo minuto 52 e la formazione bianconera che ha replicato con il pareggio di Dino Baggio al 26esimo, il 2-1 di Roberto Baggio tutto nel primo tempo. Nella ripresa è arrivato il gol del definitivo 3-1 ancora realizzato al 28esimo da Roberto Baggio, una Juventus dunque che vince, che effettua il cambio delle maglie, che va a salutare i suoi beniamini, i suoi sostenitori. È davvero un successo davvero importante, la Juventus che ha ipotecato questa edizione della Coppa UEFA 92-93, ma ricordiamo c'è pur sempre da giocare una partita di ritorno che i giocatori del Borussia dovrebbero vincere per poter sperare 3-0, mi sembra abbastanza improbabile. Ma mi pare assai improbabile viste le forze in campo, indubbiamente il Borussia potrà recuperare dei giocatori ma anche la Juventus. La Juventus non ha avuto particolari ammoniti e quindi squalificati se non in Conte, direi che la Juventus ha ipotecato veramente. Scusa Massimo perché c'è Marco Francioso con un ospite, a te Marco. Sì, un ospite che ha giustamente il fiatone, una grande battaglia, una dura battaglia, così diceva anche Trapattoni consigliando ai tuoi compagni in panchina. Sì, beh, lo sapevamo che era così, però abbiamo avuto un grande carattere, subito a rimontare subito il gol iniziale loro, abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Ecco, dopo il primo gol? No, il primo gol è successo perché stavamo cambiando le marcature, perché se non sapevamo se giocava Rummenigge seconda punta, ora eravamo, io giocavo sulla destra e lo marcava Conte. Sì, infatti Trapattoni ha subito dettato i cambiamenti. Stavamo cambiando le marcature e ci hanno preso così in contropiede e ci hanno fatto gol. Poi l'importante è che abbiamo fatto una grande vittoria. Ecco, io ti lascio andare negli spogliatoi e do subito la linea alla regia. Baggio, Baggio e ancora Baggio. Non importa poi se a frustrare le ambizioni del Borussia di Dortmund pensano Baggio il lungo o quello col codino, perché questa è la Juve, l'uno per tutti. La squadra torinese è ormai ad un passo dalla conquista della sua terza Coppa UEFA. Il 3-1 di ieri sera è vantaggio cospicuo, non da amministrare, semmai da aumentare, visto l'abisso tecnico che esiste tra le due formazioni. Dio benedica il gol di Rummenigge, ha detto subito qualcuno, perché così la Juventus ha abbandonato ogni calcolo, che poi vuol dire difesa, e si è gettata in avanti, agguantando il vantaggio in un batter d'occhio. Via i fronzoli, via il tatticismo, ed ecco lo straordinario Dino Baggio, in gol subito seguito da Roberto, che nella piccola non ha eguali al mondo. È stata anche la serata di Giovanni Trapattoni. Gliene hanno dette di tutti i colori in questa stagione. Lui ha sofferto e sorriso. Ed ora guarda avanti, convinto come è che a questa Juve manchi poco per avere un grande futuro. La Juventus torna ad incidere profondamente nel calcio europeo, finalmente. Dopo mesi di altalenanti risultati e di una vita agonistica tra amarezza e qualche soddisfazione, oggi Trapattoni può sorridere. Un sorriso di cuore, non più di circostanza, per nascondere situazioni delicate. Contro il Borussia si è notata una Juventus attenta, autoritaria, capace finalmente di imporre la propria mentalità calcistica. Roberto Baggio è stato l'anima, il suggeritore, il rifinitore di questa positiva metamorfosi bianconera. Ma unitamente a questo giocatore guida si sono notati anche altri comprimari, da Vialli a Müller a quella Dino Baggio, gigante dallo sguardo dolce ma dal gioco concreto ed incisivo. Il Borussia, la squadra che quest'anno in Bundesliga ha raccolto più vittorie, si è sgretolata sotto il peso juventino. La doppietta di Roberto Baggio dopo il gol del pareggio di Dino Baggio ha incorniciato una prestazione davvero esemplare della Juventus. Il 19 la gara di ritorno, ma questa Coppa UEFA, unico obiettivo rimasto a Trapattoni, non può sfuggire. E presto sarà in bella mostra nella bacheca bianconera. È solo questione di tempo. Pria netta quella della Juventus ieri sera al Westfalen Stadion e per di più ottenuta reagendo nel migliore dei modi, cioè con grinta e oculatezza, ad una rete subita dopo solo due minuti di gioco. Stilare una graduatoria tra i bianconeri è praticamente impossibile. Tutti si sono superati, hanno giocato al massimo livello loro consentito dalla stagione e dall'attuale preparazione, che tuttavia mi pare molto buona. Però vorremmo farne tre o quattro citazioni a meno. I due autori dei gol, i due Baggio, Roberto che ne ha segnati due e Dino che ha segnato il gol del pareggio, il portiere Peruzzi, determinanti alcune sue uscite e un paio di parate,
E poi il grandissimo lavoro di Gianluca Vialli, uomo assolutamente indispensabile e sul quale forse potrebbe anche ritornare a fare un pensiero il commissario della Nazionale, Sacchi. È facile risolvere determinate situazioni perché sono giocatori che hanno nelle loro caratteristiche...